Un saluto prima di tutto ai ragazzi e ai compagni immigrati che sono su, che sono nella torre, un saluto per loro. Purtroppo a Brescia le forze razziste hanno deciso di reprimere la piazza, di mettere ai ragazzi che stanno protestando in una situazione di disagio tal. Noi stiamo facendo appelli per trovare una soluzione per questi ragazzi, un compromesso che non saranno espulsi, che non saranno rinchiusi in un CIE. Noi non siamo dei desesperati che abbiamo saliti qua sopra, noi abbiamo voluto rompere l'isolamento di Brescia, abbiamo voluto fare un gesto solidario, non solo con le parole, con gli fatti. La nostra è una lotta per la dignità, una lotta che veramente aiuta le persone a fare base e a cominciare la vita con sua famiglia in questo nuovo paese. Noi qua sopra siamo al 5, stiamo bene, siamo al caldo, siamo al frutto e stiamo mangiando continuamente. Stiamo mantenendo la salute. Questo tipo di lotta, che sono pacifiche, dimostrano il muscolo della ragione. Sappiamo anche che tante associazioni, tanti partiti condenano o non sono d'accordo con questi metodi di lotta, vengono a scompiare le lotte degli immigranti e stanno solo a guardare o a pensare ai interessi dei partiti. Noi invitiamo a tutti quei partiti che fino adesso ci non hanno fatto nulla, le chiediamo per favore che non continuino a fare nulla. Gli immigranti devono prendere il proprio destino, non bisogna essere portati della mano. Sappiamo che questo governo non ha l'intenzione di fare delle riunioni per trovare una soluzione, sappiamo che lì corridoio danno ordine di manganello, quindi siamo attenti a questa situazione. Per quello, in quanto più possiamo stendere questa lotta sarà meglio per tutti, ognuno si assume su responsabilità e riusciamo a camminare tutti insieme. Quella è la nostra piattaforma rivendicativa, sono i 6 punti: dare il permesso a coloro che sono stati truffati grazie alla sanatoria truffa, una vergogna del governo, un permesso in attesa di occupazione. Credo che il minimo, uno che abbia pagato 500, uno che abbia pagato 1400, e il governo senza vergognarsi lo vuole mettere in tasca. Noi diciamo no, non siamo più coloro che subiscono, noi siamo coloro capaci di reagire e di costruire un movimento di lotta vero. Il secondo punto, permettere ai ragazzi, soprattutto ai figli di immigrati, di avere il diritto della cittadinanza. Ma è una vergogna che dei figli dei ragazzi che sono nati qua che ci sono non possono avere il diritto del voto, anche se Marone dice di no, noi lo conquisteremo per la forza. Gli immigrati, ci siamo arrivati a questo punto perché i sindacati confederali e i partiti governativi di sinistra ci hanno abbandonati, e per questo noi siamo arrivati a questo punto. Non è che questa lotta ha cominciato oggi o con Brescia, questa lotta è stata cominciata da Rosarno, la linea è stata da Rosarno, quello è che ci dobbiamo capire. Il mese di giugno abbiamo incontrato per prima volta come comitato immigrati al ministero. Lì hanno giocato con noi, ci hanno portato dei tecnici. Poi abbiamo chiesto un'altra volta, il 15 ottobre un'altra volta hanno giocato con i tecnici. Non si può cambiare tecnicamente nulla, qua bisogna una decisione politica. Operai della ditta Margenta che sono venuti a solidare con noi perché erano sui tetti un anno, sono rimasti un anno a me, mi sono commossa anche lì dicendo che
che non siamo solo noi soli, ci sono immigrati e operai italiani che soffrono e stanno sopportando anche loro. Noi, la nostra scopo è questo, di stenderli e di far svegliare quello che stanno dormendo da anni in questo paese. La situazione è molto molto pesante, vogliamo che anche tutte le altre città cominciano, non è solo una gru a Brescia, non è solo una torre qua, ci sono tanta gru e tante altre torre in Italia. Chi vuole cominciare questa lotta? Mi hai fratello sulla gru quasi 15 giorni, sotto la pioggia, sotto il freddo. Allora, e centinaia di persone hanno arrestati, anche quella che con il documento, con il permesso. A chi vuole cominciare? Questa non è e non può essere e non deve essere la lotta dei migranti, perché la lotta dei diritti riguarda tutti i lavoratori italiani anche, che in questi anni li hanno persi e ne perderanno sempre di più. Noi dobbiamo impedire che questi che sono sulla torre rimangano isolati, quindi dobbiamo fare il massimo sforzo per allargare la lotta. Noi dobbiamo fare un'altra cosa, e come Cubi ci impegniamo a farla: se c'è qui una minaccia di sgombero, dichiareremo immediatamente lo sciopero a Milano e convogliamo una grande manifestazione per impedire che queste persone vengano portate via e vengano assunte al CIE.